buongiorno. Oggi sono qui con il mio amico Franco, che lui ha un grande forno a formello, acqua e farina, e faremo vedere come si fanno i cornetti. È interessante. Allora, questo è l'impasto finito, diciamo, che deve venire abbastanza sostenuto. Allora, la dose è 150 g di zucchero, 150 g di margarina, 10 g di sale, poi come profumo ci potete mettere un po' di vanillina, se no se ce l'avete anche un po' di aroma burro, 20 g di lievito, 4 uova e 1 kg di farina. Questa è la dose. E l'acqua quanto basta? Voi potete mettere nel robottino, se ne fate un chilo ovviamente, nel robottino potete mettere anche tutto insieme, mettendo l'acqua un po' alla volta, e deve venire un impasto proprio così sostenuto. Questo è l'impasto. Adesso lo andiamo a lavorare, perché gli si danno le piegate come, diciamo, tipo la pasta sfoglia. Venite qui. Voi ovviamente che ne fate di meno lo farete con lo stendardo, questo che è tanto. Allora, allunghiamo la pasta e dentro ci mettiamo la margarina proprio come la sfoglia. Soltanto che qui, come dose, ce ne va 300 g per ogni chilo di impasto. Per dire, voi quando fate un chilo di impasto o un chilo di farina, poi lo pesate, diventerà un chilo e mezzo, così. Quindi come margarina, per darvi le piegate, sono 300 g ogni chilo di impasto. Questi sono 6 kg e mezzo, quindi ce ne metterò 2 kg di margarina. Allora si fa la camicia, come se stessimo facendo la sfoglia che già vi ho fatto vedere. Diciamo che il cornetto è abbastanza complicativo, però poi a forza di farlo vi riuscirà sicuramente. E andiamo sotto. Adesso gli andiamo a dare la prima piegata, che si chiama piegata a tre, che sarebbe 1 e questa a 2, perché sono 1, 2 e 3. Invece con la sfoglia ho visto tutte le piegate a 4. Allora, questa è la prima piegata, si dà a 3. La riallunghiamo. Adesso vi danno la seconda e ultima piegata a 4, come la pasta sfoglia, che sarebbe così, metà, metà, e sì, questa è la piegata a 4. Quindi 300 g di margarina sfoglia per ogni
ogni chilo di impasto e gli si danno due piegate, una a 3 e una a 4. Adesso lo andiamo a allungare. Poi c'è una palannaccia un po' al di fuori, fuori norma. Vedete lo spessore, deve essere questo spessore qui, un mezzo centimetro diciamo. Poi per fare i cornetti si fanno delle strisce così. Adesso le vado a far girare. E poi si fanno dei triangoli, vedete? Allora, ne faccio vedere giusto per far vedere come si arrotolano. Si prende il triangolo, si allunga leggermente, si apre. Vedete com'è bella sfogliata qui? Quando viene così il cornetto viene bene per forza. Allora, si apre e si arrotola. Ecco fatto il cornetto. Noi qua ne stiamo facendo parecchi perché il mio amico Franco qua ha un grande smercio di cornetti. Vedete? Poi dopo li inforniamo e vi faccio vedere come vengono finiti. Allora prendiamo la base, la spacchiamo così e poi delicatamente si vanno a rotolare. E questo è il cornetto, poi chi lo fa così, chi lo lascia lungo, chi lo fa a corna così, poi va al vostro piacimento. Allora, io e il mio amico Franco di Formello Acqua e Farina vi salutiamo e ci vediamo. Zona industriale, sì, e vi aspettiamo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, al prossimo. Ciao. Fatto. Ed ecco qua i cornetti cotti. Vedete come sono venuti belli sfogliati, sentite come sono fragranti, sentite? Ecco, un cornetto per essere un cornetto vero deve venire così, sfogliato e croccante. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.